Ed eccoci al Poseidon di nuovo col maestro Iacentino. Allora, ciao caro maestro, come hai disposto questa volta gli strumenti? Come ho disposto? Come sempre. Come sempre. No, abbiamo tu vuoi sapere come è predisposta la mia strumentazione. Sì. E allora, abbiamo questa tastiera che è suddivisa e splittata in due parti. Inizio da questa parte, io se ti dico la faccio vedere. Praticamente posizione dei piani della porta e splitto col basso. Posso anche inserire gli archi, con la batteria di supporto all'interno. Io poi vado a fare dei film praticamente con la batteria manuale, dove c'ho il rotante, top, timpano, cassa, charleston aperto, crash, piatto, ride, e poi abbiamo anche una forma di percussioni anche a livello di quella sulla nostra stessa tastiera. Poi abbiamo gli archi, i violini, abbiamo i piani, le chitarre, abbiamo tutto, abbiamo il nostro basso acustico, abbiamo la nostra percussione, abbiamo il nostro maestro Giacomo Ferrara alle percussioni. Ecco, lo rifatti vedere dentro la nostra telecamera, c'è la Rai, saluta. E poi c'è Rosy, la nostra Rosy. Ci troviamo in questo posto prestigiosissimo di Torre del Greco, una nuova apertura, che siamo Lotte e Poseidon, e questa sera siamo onorati di essere qui per festeggiare il bicentenario della fanfara della nascita dell'Arma dei Carabinieri, dove sono stato onorato di essere stato chiamato dal comandante della stazione di Torre del Greco, il comandante Amitrano, e poi vedremo più tardi. Noi ci vediamo dopo. Bene signori, a questo punto direi di fare un grande applauso per la nostra orchestra qui, alle tastiere e voce Iacentino, solist voice la nostra mitica Rosy. Ed è grazie a loro che questa sera saremo dotati di una splendida musica, sicuramente, vero maestro? Come me lo auguro? Sarà così, già? Lo spero. Dall'inizio possiamo veramente dire complimenti a tutti e tre. Grazie, per fare un applauso anche alla fanfara dei Carabinieri. E direi anche un applauso a chi ha organizzato tutto questo pacchetto, in particolare al nostro comandante Vincenzo Amitrano. E io vi chiedo un applauso di supporto per il nostro percussionista Mr. Giacomo Ferrara. Appoggiò le spalle alla porta dicendo:
straordinario. Questa serata non finiscono mai. E direi di fare un caloroso applauso alla persona che questa sera ha letato questa nostra splendida serata, il maestro Iacentino. Grazie. Al quale il nostro comandante della compagnia, capitano Michele De Rosa, vuole consegnare un attestato per congratularsi e per ringraziare veramente la sua buona musica, l'ospitalità che ha fornito in questa serata. E lo leggiamo, anzi leggilo tu, dai, maestro. Comando compagnie carabinieri di Torre del Greco, attestato di ringraziamento al maestro cantautore Iacentino Di Cresce. Con la sua musica e con le sue meravigliose interpretazioni canore, presso Hotel Poseidon ha lietato in maniera eccellente con la sua serata dedicata al bicentenario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Bravo, bravo. Maestro Iacentino Di Cresce. Bravo. È un onore, grazie, grazie, è un onore. Vorrei ringraziare il comandante Mitrano, vorrei ringraziare il comandante Olivetta, vorrei ringraziare il capitano di compagnia, vorrei ringraziare tutti quanti voi per questa meravigliosa opportunità. È un onore farne parte, anche perché io sono figlio e nipote dell'arma, quindi per me è un grandissimo, veramente onore essere qui con tutti quanti voi e soprattutto festeggiare questo bicentenario con tutti voi. Grazie, grazie alla mia città, grazie a tutti, grazie. Allora non ci può essere che champagne a questo punto. Champagne per brindare un incontro.